Eccoci qui al nostro quotidiano appuntamento, tanto atteso soprattutto da me, vi assicuro cari amici, perché per me è veramente un momento in cui mi ritiro dal mondo, mi ritiro dai miei impegni, dalle mie mh, quotidiane attività e mi rifugio qui in questo spazio di luce e di benessere che non mi appare tale se non lo condivido con tutti voi. Riflettevo stamattina su una bellissima frase di Mark Twain che oggi appare molto spesso in qua e là su Facebook in vari post e questa frase dice È molto più facile ingannare la gente che convincerla di essere stata ingannata. Voi sapete che queste grandi menti, i grandi poeti, i grandi scrittori sono anime illuminate che spesso riescono ad entrare nell'animo umano come nemmeno un grande psichiatra o un grande psicologo possono fare, perché seguono la via del cuore, la via dello spirito e riescono quindi a concepire delle grandi verità in maniera molto semplice ed è il caso di questa affermazione di Mark Twain che oggi noi vediamo realizzata nella sua realtà intorno a noi in una maniera perfetta. I potenti conoscono molto bene questa verità, conoscono molto meglio di noi l'animo umano e quindi applicano questi metodi proprio perché sanno che avranno efficacia ed avranno effetto. Il grande inganno che stiamo vivendo da più di un anno a questa parte funziona proprio perché la gente crede al sistema, crede che i potenti vogliano eh, il bene dell'umanità, il bene dei popoli, crede a tutto questo, crede alla narrazione del mainstream ed è per questo che siamo avvolti ormai in questa spirale da cui sembra di non poter più uscire. In realtà la gente viene ingannata, ma quando noi che siamo chiamati complottisti e mi sono anche stufata di questa parola ormai perché veramente la gente non ha capito il vero significato di questa parola quando la gente appunto dicevo ci chiama complottisti non capisce che in realtà noi siamo qui per svelare il fatto che loro sono ingannati, che stanno eh, vivendo in un grande inganno, in un gran, una grande farsa, da cui se non ci svegliamo e se non prendiamo coscienza del fatto di essere stati ingannati, non usciremo perché il giochino per i potenti è comodo e loro lo continueranno fino alla fine, finché anche l'ultimo di noi non avrà capito questo loro gioco. Però devo dire che ultimamente posso anche avere dei motivi di ottimismo, perché sto vedendo che sempre più gente si sta risvegliando da questo lungo sonno e sta cercando di comprendere la realtà dietro le scene. Mi hanno mandato un video con la registrazione del dottor Zangrillo che è ritornato in tv e ho potuto notare che eh, il professore dice esattamente le stesse cose che noi andiamo dicendo da mesi. Allora io mi chiedo come mai proprio adesso, come mai viene permesso a Zangrillo di venire a dire queste cose? Perché forse si sono accorti che il giocattolino si sta rompendo e hanno paura e vogliono assicurarsi le terga? Perché si prospettano chiamate a giudizio dappertutto e anche a livello molto, molto serio. Quindi, questo deve farci ben sperare. Io, come vi ho sempre detto,. Possiamo noi trovare la nostra salvezza solamente in una giustizia onesta, in magistrati onesti che devono adesso, secondo me, ergersi a difesa del popolo, degli ultimi e dei deboli che sono stati massacrati da questo piano criminale e diabolico che queste elite sataniche avevano intenzione di portare a termine. E questo mi consola. Bene, detto questo... Vediamo un pochino oggi i nostri cari fratelli celesti che cosa vengono a dirci e quali doni ci portano per riempire di luce il nostro spirito. Vi confesso che mi è venuta la tentazione molte volte di rivolgere mentalmente una domanda a questi fratelli, eh, chiedendo loro come dobbiamo comportarci per portare a termine tutto questo, per far finire tutto questo. E allora la risposta, inaspettatamente, come sempre accade, mi è arrivata e dice così. Per oli già dire, già basta là. Ora amici miei, vi prego di considerare quanto è coerente questa risposta con quello che è veramente ciò che dobbiamo fare, che tutti noi stiamo eh, dicendo ai 4.20. Dobbiamo dire semplicemente noi popolo basta, basta, riapriamo i bar, riapriamo le attività, riapriamo i ristoranti, usciamo dopo le 10 perché non siamo in guerra e coprifuoco è veramente qualcosa di criminale. E loro non potranno agire contro milioni di persone che si mettono in moto per i loro diritti costituzionali, perché questa gente sta violando la carta costituzionale. Quindi questo fratello ce lo viene a dire, ma cosa aspettate? Dovete dire basta, tutti insieme, alzatevi popolo, alzatevi in piedi e dite basta, opponetevi a questo sistema criminale. E nel secondo messaggio continuano su questa falsa riga perché vogliono intendere. Voi intanto dite basta, e poi noi, i veri, verremo a dare giustizia. E il messaggio dice così: La veri darà giustizia. La verità darà giustizia. E a proposito del fatto che tanti ci chiedono: ma come mai questi fratelli non si mostrano ormai, non si fanno vedere da tutti? Loro ci danno una risposta molto sensata e chiara, e ci rispondono in questo modo. Devi anche noi digerire più là? Intendono dire che la gente nel suo complesso, l'umanità nel suo complesso non è ancora veramente pronta a questi incontri cosmici con altre civiltà. E ci dicono che dobbiamo ancora digerire bene l'idea della loro esistenza perché questa idea viene a scardinare tutte le credenze su cui questa società si è basata da millenni, credenze che si mostreranno nella loro falsità e ciò potrebbe provocare un crollo improvviso del sistema. E se questo accade improvvisamente, ovviamente non, non sarà una cosa molto positiva, perché il cambio del sistema ci deve essere, ma deve essere eh, armonico, orchestrato, per evitare caos, dolore e distruzione, perché la gente magari può perdere anche la testa in queste situazioni. Quindi dobbiamo imparare a digerire tutti quanti insieme l'idea della loro esistenza e della loro realtà. Come vedete in queste risposte c'è sempre veramente una grande saggezza e una grande conoscenza dell'animo umano. E ci ricordano anche che non dobbiamo adesso prendere questo atteggiamento di aspettare che il Re scenda dal cielo e venga a portare le soluzioni per questa terra prima possibile. Non dobbiamo fare solo questo, ma soprattutto il Re lo dobbiamo cercare già adesso in terra, nel nostro cuore. Dobbiamo imparare ad avere fede in Lui e senza aspettare, senza guardare troppo in avanti, ma già adesso cercarlo e trovarlo già nel nostro cuore. Infatti il messaggio prossimo ci dice così. E di Ressidi cerca <sussurra> l'aggiudire. Ovvero mi dicono dillo, dillo laggiù che il re va cercato lì, già in terra, non solo guardando il cielo, ma va cercato e incontrato nel proprio cuore, nella vostra vita quotidiana. E come sempre rincarano la loro dose di ottimismo, perché guardate cosa ci dicono nel prossimo messaggio. Già vedi giù che feste si fa là. Ce l'hanno detto altre volte che brindano e fanno festa lì nelle loro navi, perché ormai il male per loro è già sconfitto. Nella loro linea temporale, che un giorno si incrocerà con la nostra, il male è già stato sconfitto eh? ed è normale che sia così. Guardate, le tenebre non possono vincere sulla luce. Non avete mai visto una tenebra coprire la luce, ma avete sempre visto una luce che sconfigge la tenebra. E così è, eh? è molto semplice. E l'assicurazione che più ci importa e che più ci interessa, ci viene sempre tante volte confermata. La cosa più bella che noi stiamo aspettando, sempre ci viene confermata. E infatti nel prossimo messaggio i nostri fratelli ci dicono così. E re, ci va giù le figlia, sanè. E ci che bel verbo è sanare, ritornare alla salute, ritornare alla pace, all'armonia, alla gioia di vivere. Ed è questo che farà il Re, verrà a sanare questo popolo malato, questa umanità malata e questo pianeta così ferito a morte dalle azioni criminali degli uomini di questa terra. Non c'è bisogno di Greta, no, credetemi, e non c'è bisogno neanche di suicidarci o di morire di fame per salvare il clima, come vuole questa gente che sta sfruttando questa cosa a fini politici. No, non ne abbiamo bisogno. Verrà il Re a sanare la terra, e credetemi, solo lui lo può fare. Sapete già che i nostri fratelli amano a volte utilizzare delle parole che per noi suonerebbero strane in bocca a questa entità, no? Che sono parole che noi usiamo, ma come l'altro giorno hanno usato il termine trambata per dirci che il male ha già preso una bella botta forte sui denti. E anche in questo prossimo messaggio ve lo voglio far ascoltare perché è davvero molto simpatico e ci strapperà una risata. Il messaggio dice così. Se ci tagga oro qua è. Se ci tagga oro qua è. Ci chiedono di taggarli e quindi di renderli conosciuti sempre di più, di mostrarli sempre di più, direi metterli in evidenza, diciamo così. E se faremo questo, ci dicono lassù quando sarà il nostro momento troveremo oro. Cioè, loro ci ringrazieranno. Pensate quanto è simpatica questa battuta, no? Vogliono essere diffusi, vogliono essere conosciuti, messi in evidenza dappertutto. E quindi, se noi faremo questo, loro poi ci daranno il loro oro, che è molto più dell'oro che conosciamo sulla Terra. Prima di presentarvi l'ultimo messaggio, voglio fare una breve riflessione proprio su questo messaggio che state per ascoltare adesso. Loro Mettono sempre l'accento sul cuore. Io credo che dopo la parola re, la parola cuore sia quella che più viene pronunciata in questi messaggi. Il cuore, il cuore è la parte più intima, più vera di noi ed è una parte molto importante perché come ho spiegato una volta in un video del, della logica della logica, è proprio il cuore, il punto di connessione tra l'uomo e Dio. E Dio si trova nel nostro cuore, ma proprio realmente, veramente, nel cervello che noi abbiamo dentro il cuore, perché anche il nostro cuore ha un piccolo cervello formato da una certa quantità di cellule. E siccome il cuore si forma nell'embrione prima del cervello, pensate quanto è importante l'intelligenza del cuore, che poi determina la formazione di tutto l'essere eh, che sta per nascere. Quindi il cuore è qualcosa di importante, loro ce lo segnalano sempre. E cosa ci diranno nel prossimo messaggio? Ci diranno che loro da lassù, dagli astri,. Li vedono i nostri cuori e ci giudicano proprio da quello, dal nostro cuore, da come lo usiamo, da come lo mettiamo in moto in tutte le nostre azioni quotidiane verso gli altri, verso la nostra famiglia, verso gli amici, ma verso l'umanità intera. Il cuore è l'unica cosa che ci distingue dall'animale, che è tipico dell'uomo, la capacità di essere eh, compassionevole, di essere amoroso, empatico, è tutto qui, chiuso nell'intelligenza del cuore che è diversa dall'intelligenza mentale che loro tante volte ci invitano a mettere un attimo da parte per riuscire a capire la verità e l'essenza delle cose. Quindi in questo ultimo messaggio loro ci lasciano in questa maniera straordinaria e dicono Vede il cuore dagli astri giù. Il piano divino non guarda ai titoli, ai paramenti, se sei un papa, se sei un militare di alto grado, se sei un re, una regina, un presidente, non gliene frega niente. Loro guardano ai cuori che battono dietro i nostri paramenti insensati, le nostre divise, i nostri vestiti quotidiani. Quello che siamo non importa. Nel regno divino gli ultimi saranno i primi, il Signore ce l'ha detto, quindi anche il più misero degli uomini nel cuore può essere sicuramente più nobile di qualunque re di questa terra, che spesso invece si mostra essere veramente un grande meschino, come ne abbiamo avuto tanti esempi, anche ultimamente, e non faccio nomi. Bene, cari signori, io con questo concludo, vi ringrazio sempre per il vostro ascolto, il vostro affetto, la vostra fedeltà. Date un like al video, così lo aiutiamo a diffondersi. E vi ringrazio tutti dandovi appuntamento al prossimo video. Un abbraccio a tutti!